è successo un casino. Ciao me, ciao. Sei pazzo? Te lo dico ogni giorno. Ciao, ciao a tutti. Lui è lui. E lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Una nuova avventura. Ma cos'è questa puzza? Ehi. Ma wow. La sento anch'io, forse ha fatto una puzzetta. Ok, abbiamo un serio problema con Ray. Fa le puzzette più puzzose del mondo. In questo momento ha anche il singhiozzo. Che ti sta succedendo, piccolino? In realtà le sue non sono puzzette, sono vere e proprie palline di cacca invisibili. È come se facesse la cacca, ma non c'è, perché la puzza rimane. Quindi guarda, io in realtà lo stavo tenendo così. Quindi se prendo questa mano e ti tocco con le palline invisibili di cacca. No. Ultimamente si è fatto un mostro. Mi hai distrutto la chitarra. Mi sporchi la felpa di cacca invisibile. Ricorda che ognuno raccoglie quello che semina. Te lo sei meritato. Io non semino niente, non sono un contadino. Sono un vlogger. Non sei un contadino, sei uno schiavo. Oggi voglio mettere alla prova le abilità fisiche e intellettive di Ray. Facendo? Ho comprato un cartellone e sono proprio curioso di vedere se lui lo riuscirà ad attraversare. Alza il cartellone. Lì c'è Ray, qui c'è il tunnel da attraversare e qui c'è una sorpresina per lui. Un biscottino buonissimo, quelli che piacciono a lui. Sarà così preso dal suo cibo preferito da attraversare il tunnel nero? Non ci resta che scoprirlo. Ray, io credo in te. Dimostrati un cane bravo, forte, coraggioso e intelligente. Qui c'è il biscottino. Ha sentito l'odore del biscottino del Ray? Oh, qua, Ray, no, 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 non fare il furbo. No, 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 no. Calma. Dammi il biscottino. Vai, prendilo. Qui dentro. Vai. L'ho messo di là. Vai. È entrato. Ce l'ha fatta. Troppo bello, lo voglio rivedere. Vai Ray, qui c'è il biscottino. Vai, no, perché viene qui? Vai. Non vuole entrare da questo lato. È facile. Mi spaventa. Dai. Ok. Dai. Non è riuscito a prendere il biscottino. Dai, è facile. Mi spaventa. Vai. Ma che è successo? Non lo vuole più fare. Ehi, ma da quando in qua sei diventato fifone? L'avevi già fatto. Riproviamoci, dai. Guarda qui, biscottino. Vado a prendere. Ok. No. Ci ha fregato. Ha preso il biscottino e non è entrato. Ma come hai fatto ad andare a marcia indietro? Ray, parliamone. Tu sei più furbo di quanto noi pensiamo, vero? Non per niente. Il cane delle trote. Comunque affrontare questo tunnel ovviamente era una prova molto semplice. Ma che ne direste se invece creassimo dei veri e propri percorsi da far affrontare a Ray, sempre più difficili? Ma se neanche riusciamo a fargli fare la pipì correttamente, cosa vuoi insegnargli? A dirti ciao? È impossibile. Sarebbe divertentissimo. Immaginate un labirinto con i cunicoli, le strade chiuse, macchinine da guidare. Sogna. Ma comunque Team Trote, come avrete letto dal titolo, oggi è successo qualcosa di molto spiacevole. Infatti, perché voi adesso state vedendo noi che stiamo registrando, ma è sera. Le giornate sono diventate troppo corte. Quando registriamo è già sera. Già. Non è possibile tutto ciò. Basta Luigi, comunque non ci perdiamo in chiacchiere. Come vi dicevamo, adesso è sera, ma noi stamattina abbiamo fatto un'altra ripresa che purtroppo è finita male. Infatti stavamo iniziando a vloggare quando Sofì, nella sua follia, prende il nerf e mi comincia a sparare. Finché non penso di sparare a mia sorella. Lei ovviamente non se lo aspettava e l'ho colpita nell'occhio. E sapete qual è la cosa più bella? Che io ho ripreso tutto il tempo con la telecamera spenta. La telecamera era spenta, non stava registrando. Io l'ho tenuta tutto il tempo, abbiamo fatto la intro, ci siamo sparati. Non c'è niente di tutte quelle riprese. Serena mi voleva ammazzare a un certo punto. Ha detto: Sofia, non ti voglio più vedere, vai via dalla mia vita. Quando mi sono reso conto che la telecamera era spenta, ho comunque ripreso. E quindi via le clip. Non avete idea di cosa è successo, cosa ho fatto? È successo un casino. E non ho registrato, ero convinto che stavo registrando. In realtà non ho registrato, cosa ho fatto? Questa situazione, adesso ve la spiego. Io ho preso il mio nerf, ci sparavamo. Poi Sofia ha sparato a Serena e l'ha colpita nell'occhio. E adesso Serena con un occhio non ci vede. E Sofia è preoccupata e hanno litigato e io non so che fare. Sofì, dove stai andando? Che sta succedendo? A prendere la mia valigia di pronto soccorso.
una valigetta proprio. Non c'è niente. Cos'è? C'è? La sardina nascosta. Non ci credo. Ero convinto che stavo riprendendo. Stavo riprendendo. Hai l'occhio chiuso. Aprilo. Serena, apri l'occhio. Dai. Si chiudi. Dai, apri l'occhio. Guarda, anche lei se la fa mettere. Momento pronto soccorso. Guarda, dico io, apri. Non ce la fai, ti trema tutto. Vai, chiudi. Devi tenere la testa indietro. Vai così con la testa. Devi tenere indietro. Ecco. Ecco così, brava. Mento in su. Guarda Luigi. Guardami. Guarda lui. Dai, fai ridere, smetti. Non ridere. È questione di vita o di morte. È importante, Serena. Guarda veramente un punto dall'altro lato. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Poi Ray non è né sconvolto, non ne ha capito nulla. Anzi, sta dormendo. Ray, ma ti sembra il caso? Come per dire, ma lasciami in pace, sei riaddormentato. Rieccoci, wow, ballo. Per fortuna, per chi se lo stesse chiedendo, adesso Serena sta benissimo. Ma comunque non si era fatta niente, facevo la scena. Oh, fa male l'occhio, aiuto. L'ho dovuto mettere il collirio, ma non si è fatta niente. Mica fa niente con la pallina. Cogliamo l'occasione per dirvi di stare molto attenti con tutte queste pistole giocattolo. Con i piombini, con le cartuccine, con tutto. Ma comunque, questo era il daily vlog di oggi. Anche oggi una pazzia. Se volete vedere tante altre pazzie, iscrivetevi al canale. Entrate a far parte del team Trotto. In base a iscrivervi, cliccate il tasto qui sotto per rispondere. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura e... Ciao! Se contassi tutte le volte in cui ti dico sei pazzo, penso che sarebbero 100 miliardi di volte al giorno.